Per me è importante come tutte le altre gare. Naturalmente ogni società ha le sue problematiche. Noi ci è rimasto 9 giocatori e non potevamo rischiare altri giocatori. Abbiamo preferito far vedere tutti i rincalzi che avevamo, che erano tutti giovani e anche qualcuno che non aveva neanche mai giocato. Perciò la nostra è stata una scelta. E devo dire che sotto il profilo dell'impegno non possiamo dire niente. Naturalmente la differenza in campo si è vista, soprattutto la differenza tecnica, però non è che dobbiamo metterci le mani nei capelli. Abbiamo fatto la nostra, abbiamo anche rischiato per poco di fare gol, perciò non ci pensavamo neanche. Perciò io però penso che la Coppa Italia intanto porta un terzo posto, perciò bisogna sempre dargli importanza. Noi non eravamo in questo momento nelle migliori condizioni per portare una squadra meglio di quella che avevamo, perciò abbiamo preferito il campionato che la Coppa. Consideri che i giocatori che hanno giocato, escluso uno in 2006, sono i nostri rincalzi. Se questi sono i nostri rincalzi, i vostri sono i vostri rincalzi, purtroppo la differenza c'è. Noi abbiamo fatto una politica dall'inizio di ringiovanire la squadra, di lavorare col minutaggio, abbiamo dovuto fare queste scelte qui. E naturalmente siamo anche rimasti con 5 infortunati, con la squadra che viene da 3-4 partite ogni 3 giorni, dobbiamo affrontare il Foggia in campionato, tanti punti non ne abbiamo, perciò abbiamo fatto oltre una scelta e gioco la seconda linea, punto e basta. Si aspettava un inizio così difficile? No, pensavo di, anche per le prestazioni che abbiamo fatto, di recimorare qualche punto in più. Per me è una delle 3-4 squadre che può arrivare alla fine e aver vinto il campionato. Secondo me c'ha tutto per riuscirci a vincere un campionato. C'è l'impegno della società, c'è il discorso economico che non hanno lesinato, vedo, e ci sono degli ottimi giocatori. Cioè io non vedo solo Avellino che possa arrivare, voglio dire vincere, perché vincere sapete che è un rebus, però è una delle 3-4 squadre che può vincere. Sì, no, secondo me non deve preoccupare, perché vedi che le squadre non è che sanno, non c'è il Catanzaro, la Ternana degli anni scorsi, perciò secondo me sono squadre che si possono affrontare e c'è la giornata che puoi vincere, la prima può perdere, perciò vedi anche Avellino Messina, perciò ci stanno queste partite qui adesso. Poi se c'è una squadra che prende il via, ma non la vedo io quest'anno.